Ciao fans della... E oggi recensirò per voi questo... Prima però è doveroso parlare del tema dell'evento, ossia l'intera... Infatti tramite siciliani i fan avevano la possibilità di scegliere... Tutti! L'opener della serata è un tag team match. Edge e Chris Masters in rappresentanza di Rosamel contro due in rappresentanza di sto cazzo. Decisi ovviamente tramite siciliani Gabby Shosha Tearless Raptor so nice SpongeBob. Il risultato non dovrebbe sorprendere nessuno. Non solo perché erano i più vecchioni, ma perché It's okay to be gay. E dando un'occhiata alla media del talento di questi quattro, potrebbe venir fuori un buon incontro di coppia. Yeah, you heard it right, I'm not wrestling tonight. Ho parlato decisamente troppo presto. Continuava a promettergli che avrebbe leccato i piedi di Lita. Oh my god. Fetish a parte, avrete notato che sempre per la storia ci sono due arbitri, questo per garantire il massimo dell'imparzialità. Ma ad un certo punto diventa quasi comico concentrarsi di più su l'onorevole Gozzi Ciccio e vedere chi è il primo a contare gli schieramenti, chi è il più preciso. Il secondo match è un altro 2 contro 2, contro 2, contro 2, contro 2, contro 2. La sua team song, tanto brutta ad essere bella, sembra la versione egocentrica di Hai un amico in me di Toy Story. Rap futuristico, rap futuristico, rap futuristico, rap futuristico. È arrivato il momento di scegliere chi sarà il terzo partecipante al triple threat che farà da main event dello show. Senza troppe sorprese, supera Kane, Shawn Michaels e Big Show con il 46% dei voti. Nel backstage vediamo Goldust e Vader prepararsi con The Coach che già si immagina futuro campione. The Coach campione WWE in reale è un'illusione, può farmi del male. A questo punto tagliamo la testa al cazzo. È il momento di The Coach contro Batista. I fan sono chiamati a scegliere tra un dibattito, uno street fight e una sfida di ferro. Per quanto sarebbe stato divertente assistere ad una discussione sociopolitica tra questi due, era ovvio, era lampante. Il pubblico sceglie in maniera schiacciante lo street fight. In teoria Austin avrebbe dovuto lottare per permettere all'amico onorevole Gozzi. Alla fine della fiera si tratta di uno squash. Si prende la vittoria schiantando Coach. Prima della Battle Royale femminile. Prossimo! Finalmente il livello si alza con la sfida titolata tra Ric Flair e Fatti il biondo. Con in palio la cintura intercontinentale. È finito il tempo delle mele, puttana. Nel frattempo il Nature Boy chiese, anzi implorò i fan di scegliere la gabbia per vecchioni. Una richiesta così insistente che il pubblico decise di accontentarlo di buon grado. Vi avevo parlato di questo steel cage nella mia classifica dei match più vecchioni. E ora è tempo del vero main event della serata, il triple threat con in palio il titolo WWE tra John Cena, Kurt Angle e Shawn Michaels. Alla fine il campione si conferma tale grazie ad una FU sul Rupetterone. Non essendo stato schienato, Angle ricevette un'altra opportunità titolata per Survivor Series, ma neanche coi favori dell'arbitro Ciccio riuscì a sconfiggere Cena. Poi troppe leggende messe lì senza uno cazzo. In certi momenti mi sembrava di rivedere Vengeance Night of Champions 2007, o per aggiornare il paragone, un qualunque pay-per-view in Arabia Saudita. No! No!